I finanzieri del gruppo Olbia hanno arrestato un uomo al porto Isola Bianca dopo aver scoperto oltre 1 chilo di cocaina nascosta in uno zaino. Il sospettato, residente a Roma, è stato fermato il 28 ottobre durante i controlli di routine, insospettendo i militari con il suo comportamento. L'uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Nuchis su disposizione della procura di Tempio Pausania. Sentiamo. All'interno di uno zaino nascondeva oltre 1 chilo di cocaina. La scoperta è avvenuta la mattina del 28 ottobre, durante i controlli di routine al porto Isola Bianca, condotti dalla Guardia di Finanza. Ad insospettire i finanzieri è stato l'atteggiamento nervoso del conducente di un'auto, che ha fornito spiegazioni poco convincenti sul motivo del viaggio. I militari hanno quindi deciso di approfondire l'ispezione con l'ausilio delle unità cinofile. Il cane antidroga ha subito segnalato il veicolo, portando i finanzieri a eseguire una perquisizione accurata. Nel bagagliaio, all'interno di uno zaino, è stato trovato un panetto di cocaina, avvolto in cellophane e nastro adesivo, per un peso complessivo di oltre 1 chilogrammo. L'uomo, residente a Roma, è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di stupefacenti e trasferito alla casa circondariale di Nuchis, su disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania. L'operazione si inserisce in un'attività di controllo più ampia, che negli ultimi mesi ha portato al sequestro di quasi 100 chili di droga e all'arresto di 9 corrieri. La sostituta procuratrice Maria Paola Azara ha chiesto l'assoluzione per Fabiano Mario Saba, operaio 50enne accusato di omicidio colposo per la morte del collega Antonio Masia, trovato morto il 25 luglio 2022 nell'impianto di smaltimento rifiuti della GESAM a Tronco Reale. La PM ha chiesto l'assoluzione con formula dubitativa, ma gli avvocati di parte civile Francesca Fiori e Daniele Alicicco si sono opposti. La difesa, rappresentata da Luca Sciacaluga, ha evidenziato dubbi sulla dinamica dell'incidente, suggerendo che Masia potrebbe essere stato colpito da un macchinario trasportato in un'altra zona dell'impianto. Il giudice Sergio De Luca ha rinviato al 18 dicembre per repliche e sentenza. Nella notte una banda di ladri ha sradicato la cassa del Banco di Sardegna di via Sassari usando cinghie legate a una Fiat Panda rubata. Nonostante l'effrazione, la cassa è risultata vuota. I ladri, almeno tre, sono fuggiti a piedi abbandonando l'auto sul posto. I carabinieri stanno ora indagando, esaminando le immagini delle telecamere. Si sospetta che la stessa banda sia responsabile di un altro tentato furto a Tissi e di un colpo in un supermarket di Sassari. Con una tecnica simile, l'auto utilizzata probabilmente per la fuga, una Giulietta, è stata ritrovata a Sassari. E ora cambiamo argomento e andiamo a Olbia. Estate da record per la compagnia aerea spagnola Volotea, con base all'aeroporto Costa Smeralda di Olbia. Dallo scalo olbiese sono disponibili 4 collegamenti verso Verona, Venezia, Torino e Barcellona. A questi si aggiungono per le festività natalizie altre 2 rotte per Bologna e Milano-Bergamo e Roma-Fiumicino, operato in regime di continuità territoriale. Sentiamo. Per la base olbiese della compagnia low cost spagnola Volotea è stata un'estate da record quella all'aeroporto Costa Smeralda. Presente in Sardegna sin dal suo esordio nel 2012, la compagnia pensa ai prossimi mesi, soprattutto al nuovo anno, e prevede un più 5% di crescita con quasi 1.100.000 posti in vendita e 27 rotte disponibili. Numeri che riconfermano lo scalo olbiese come il più importante in termini di capacità per il vettore sul territorio italiano. Per la stagione invernale, Volotea si prepara a scendere in pista con 4 collegamenti disponibili: Verona, Venezia, Torino e Barcellona. A queste si aggiungono per le festività natalizie altre 2 rotte, Bologna e Milano-Bergamo, oltre al collegamento verso Roma-Fiumicino in regime di continuità territoriale. Siamo molto contenti di essere qui ad Olbia oggi ad annunciare i risultati della stagione estiva che si è appena conclusa. Quest'estate, infatti, nel periodo da giugno a settembre, abbiamo trasportato oltre 687.000 passeggeri da e per lo scalo olbiese, che per noi segna un più 262% rispetto al 2021, che è l'anno in cui abbiamo aperto la base operativa ad Olbia. Quindi, in soli 3 anni, una crescita esponenziale. Abbiamo trasportato
portato appunto tantissime persone verso destinazioni italiane, francesi e anche spagnole, e tutti i passeggeri che hanno volato con Volotea su questa rotta si sono detti molto soddisfatti del servizio, tant'è vero che 9 passeggeri su 10 ci raccomanderebbero a parenti e ad amici per volare con noi. E abbiamo operato circa 4.200 voli, quindi un grande successo, siamo molto felici di essere qui con i nostri 3 aerei basati e grazie anche in particolar modo a tutti i nostri equipaggi di Olbia, abbiamo circa un centinaio di dipendenti presso lo scalo olbiense e sono proprio loro che ci rappresentano al meglio e che fanno di Volotea la grande compagnia che è oggi. Cala il valore degli appalti pubblici in Sardegna tra gennaio e settembre 2024. Secondo il report del Centro Studi CNA Sardegna, i primi 9 mesi dell'anno hanno registrato un calo del 61% in termini di valore economico rispetto allo stesso periodo del 2023, con un totale di 750 milioni di euro distribuiti su 464 bandi di gara. Vediamo. Tra gennaio e settembre del 2024 il settore degli appalti in Sardegna ha registrato un calo del 61% nel valore dei lavori e del 21% nel numero di gare rispetto al 2023, con 750 milioni di euro distribuiti su 464 bandi. Secondo il report del CNA Sardegna, il rallentamento è legato al ritorno a livelli di spesa più normali dopo l'eccezionalità del 2023 e all'impatto del nuovo codice degli appalti. La domanda mensile è scesa a poco più di 50 gare, mentre la spesa media è di 80 milioni, inferiore ai 150 milioni del biennio 2022-2023, ma superiore ai livelli 2018-2019. Il calo ha interessato sia enti locali sia grandi committenze, con contrazioni del 21% per i comuni, del 26% per le province e quasi del 60% per le aziende speciali. La flessione si osserva anche in altre 12 regioni italiane. La CNA segnala incertezze per le imprese a causa della fine degli effetti del PNRR, delle difficoltà di accesso al credito, dei prezzi elevati dei materiali e della carenza di manodopera qualificata. E torniamo a Olbia, dove stanno per concludersi i lavori e potrebbe essere inaugurata il prossimo dicembre la pista ciclabile di running con pannelli fotovoltaici del Cipnes Gallura. La Litorania, zona industriale, opera urbana innovativa ad alta sostenibilità ambientale, esempio di transizione energetica. Lungo 3,5 km e largo poco più di 3 metri, con 2 corsie ciclabili e una pedonale, il percorso unisce i benefici del movimento all'aria aperta a quelli dell'energia pulita. Gian Domenico Mele. Stanno per concludersi i lavori e potrebbe essere inaugurata il prossimo dicembre la pista ciclabile di running del Cipnes Gallura, Litoranea zona industriale, un'opera urbana innovativa e ad alta sostenibilità ambientale, un esempio di transizione energetica affacciata sul golfo di Olbia, vicino alle spiagge a nord della città e a ridosso del sito archeologico del Pozzo Sacro e di Satesta. Lunga 3,5 km e larga poco più di 3 metri, con 2 corsie ciclabili e una pedonale, un percorso che unisce i benefici del movimento all'aria aperta a quelli dell'energia pulita. Una pista ciclopedonale che si snoda nel distretto industriale di Olbia, coperta da 7.000 pannelli fotovoltaici per una superficie di 18.000 metri quadrati, con una potenza di 2 milioni di watt installati, che produrranno 2 milioni e mezzo di kilowatt all'ora di energia solare, stimando una riduzione di 1.300 tonnellate l'anno di anidride carbonica per un equivalente di assorbimento del gas serra pari a 40.000 alberi. Un impianto che guarda la crisi climatica e a costi dell'energia prodotta da fonti non rinnovabili, che grazie all'energia del sole coprirà il fabbisogno delle strutture del Cipnes Gallura, il consorzio industriale, tra cui l'impianto di potabilizzazione e depurazione dei reflui e la piattaforma tecnologica europea. Un'altra parte della produzione sarà a beneficio delle aziende vicino al tracciato, scelte tra le oltre 600 che si trovano nel distretto produttivo di Olbia. Progettata dal Cipnes Gallura, l'infrastruttura vale 5 milioni di euro finanziati dall'Unione Europea, con un mutuo ventennale rimborsabile anche con la produzione di energia proveniente dall'impianto fotovoltaico. Il distretto produttivo di Olbia diventa così sempre più sostenibile, sia dal punto di vista ambientale sia da quello energetico. La costruzione della pista fotovoltaica per produrre energia pulita si coniuga così con la necessità di rendere accessibile e fruibile tutto il distretto.
stretto con la nuova pista ciclopedonale che ha contribuito alla candidatura di Olbia all'European Green Leaf City 2026, riconoscimento istituito dalla Commissione europea per premiare le città che applicano buone pratiche per un futuro più sostenibile. Nuovi servizi per una popolazione sempre più vecchia, sempre più malata e sempre più lontana dalla sanità pubblica. L'ASL di Sassari apre il primo ambulatorio infermieristico del nord-ovest Sardegna. Ce ne parla Stefania Costa. Il punto d'incontro tra l'infermiere e la popolazione, un luogo di cura in cui viene garantita la presa in carico del paziente. Nasce a Fertilia, per volontà dell'ASL di Sassari, il primo ambulatorio infermieristico territoriale. Le note difficoltà di assistenza sanitaria pubblica che occupano la cronaca di questi mesi in Sardegna sono alla base della scelta di riorganizzare l'offerta sanitaria territoriale, creando nuovi servizi per una popolazione sempre più vecchia e sempre più malata. Il servizio rientra all'interno della programmazione aziendale dell'ASL di Sassari, che mira a delocalizzare e avvicinare l'offerta sanitaria alla popolazione, in particolare alle fasce più deboli, spesso distanti dai centri più grossi individuati come hub sanitari di riferimento. Si prefigge l'obiettivo di intercettare i bisogni di salute semplici della popolazione e dare una risposta a quelli, ma soprattutto è il primo filo della rete dei servizi territoriali, la porta d'ingresso del cittadino che all'interno degli ambulatori infermieristici troverà anche un orientamento nella rete. Gli operatori riusciranno ad orientare il cittadino all'interno dei servizi territoriali che stanno sempre di più diventando complessi e diversificati. L'ambulatorio erogherà prestazioni sanitarie come somministrazioni di farmaci, prelievi del sangue, gestione delle lesioni, misurazione dei parametri vitali, ma servirà anche per pianificare interventi assistenziali personalizzati in collaborazione con i vari professionisti della salute. Alla presentazione erano presenti, oltre ai vertici dell'ASL di Sassari, anche il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e l'assessore al benessere della persona, delle famiglie e della comunità, Maria Grazia Salaris.